per la prima volta in Italia il Black Friday della tavola. 10.000 agricoltori si riuniranno dal 24 al 26 novembre sul lungomare Caracciolo per il primo villaggio contadino della Coldiretti. Scelta la città di Napoli in occasione dell'anniversario dello storico riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio culturale e immateriale dell'umanità nel novembre 2010. Un percorso lungo 1,5 chilometri con il più grande mercato a chilometri zero e con tutti i numeri del primato mondiale, la mappa territoriale, le storie e le curiosità, come la possibilità di scoprire piatti da gourmet che allungano la vita. Un ritorno alle radici del Made in Italy con i sapori antichi della tradizione, tutto in anteprima per lo storico appuntamento dell'anno del cibo italiano nel mondo proclamato per il 2018. Alla presentazione del programma tenutasi a Palazzo San Giacomo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il vicepresidente di Coldiretti Nazionale Gennarino Masiello, l'assessore alle attività economiche Enrico Panini e il direttore generale di Coldiretti Campania Salvatore Loffredo. Ma un villaggio mai realizzato in questa città, ma soprattutto nel paese, è un orgoglio poter ospitare questa iniziativa dove potremo insieme ai cittadini, non solo gli adulti ma anche i bambini, godere di questi 3 giorni, delle emozioni e dei valori che riusciremo a trasmettere. Porteremo qui l'agricoltura, la migliore agricoltura di questo paese, in questa città, sotto gli occhi dei nostri cittadini, dove potranno non solo degustarli ma potranno anche realizzarli personalmente. Abbiamo allestito degli spazi dove anche i bambini daranno vita con le proprie mani a quello che potrà essere il lavoro per la realizzazione di una pizza piuttosto che della pasta, piuttosto che mungere una mucca in una stalla. Un modello di sviluppo fatto di un legame forte tra prodotto e territorio, dove c'è grande trasparenza di rapporto di filiera e dove c'è anche non solo un valore economico ed occupazionale che realizziamo in questo paese, ma c'è anche tanto altro. Potrei parlare di rispetto per l'ambiente, rispetto per i territori e soprattutto anche momenti di socialità importanti e di coesione sociale in questo paese, che evidentemente ce n'è molto bisogno. E poi ci sarà anche degli spazi per approfondimenti anche dal punto di vista di quella che sarà la capacità di realizzare dei piatti unici e straordinari legati anche alle tradizioni. Potremmo parlare della pasta realizzata con grani antichi e quindi, senatore Cappelli, un recupero importante fatto in questi territori, piuttosto che altre dinamiche legate a tutto quello che è il valore della dieta mediterranea, dove evidentemente questo paese ne ha di valori da esprimere, ne ha di opportunità da esprimere. Rileva da un lato l'importanza dell'agricoltura, la potenza dell'agricoltura per lo sviluppo del mondo, ma per lo sviluppo del nostro territorio, perché quel villaggio è un villaggio a chilometro zero, ovvero vicinissimo ai luoghi di produzione, e quindi di nuovo una forte attenzione al tema dell'identità e della qualità dei prodotti. Mangiare italiano, mangiare napoletano è un valore aggiunto in più. Noi oggi invece vogliamo creare proprio il plastico di che cos'è l'agricoltura e che cosa potrebbe diventare per questa regione. Peraltro lo è già, perché l'agricoltura è l'unico settore che sta crescendo con grossi numeri in Campania. Pertanto vogliamo dimostrare alle scolaresche, ma soprattutto al cittadino consumatore di Napoli, che è possibile ancora visitare le nostre aziende, far vedere che sono gli agriasili, che cosa sono, come si vive in Campania. Siamo riusciti a costruirlo, questo villaggio molto bello alla Rotonda Diaz. Vi aspettiamo dal 24 al 26.